per stare insieme, naturalmente. Ma adesso vi portiamo in Belgio oggi. Eh sì, non è la prima volta che ci andiamo, però una volta ogni tanto andiamo a vedere che succede, cosa si fa in Belgio, perché? Vedete, ma perché? Perché ti interessa tantissimo? Perché c'è un grandissimo personaggio, un grandissimo cantante, e lui fa tutto e di più, lui è Vittorio Merlo. Ciao Vittorio! Ciao Tony e ciao a tutti gli ascoltatori di Eisen Radio New York da parte mia e anche a tutti quelli che ci ascoltano online, rete da tutto il mondo. Benissimo per questo saluto. Come va lì? Tutto bene innanzitutto? Va tutto bene, anche se devo correggerti, anche se è un errore che fanno in tanti, sono in Lussemburgo e non in Belgio, siamo di fianco al Belgio, però è normale, anch'io prima di venire in Lussemburgo lo confondevo col Belgio, quindi non è un grande problema, siamo vicini. Scusa allora, l'importante è che sei vicino, quindi se ti vuoi fare una passeggiata in Belgio ci puoi sempre andare, vero? È proprio qua di fianco, pochi chilometri e ci arrivo. Perfetto, siamo a Lussemburgo, a Luxemburg, come si direbbe qui negli Stati Uniti d'America. Ma cosa fai lì esattamente? Da quanto tempo sei lì? Eh beh, io ormai sono quasi 25 anni che sono qui, prima ero a Milano, sono di Milano, poi mi sono trasferito qui per lavorare come bibliotecario alla Corte di Giustizia Europea e ormai diciamo che quando posso vado sempre in Italia, però ormai sono installato qua con la famiglia, i bambini e tutto quanto. È un posto bello dove stare sapendo che si può andare in Italia dove c'è un clima migliore. Ma com'è il ritmo di vita? Com'è la vita lì? No, la vita qua è tranquilla, anche se ovviamente ci sono tutte le attività, ci sono attività finanziarie, attività economiche, industriali e poi tutte le istituzioni internazionali europee come quella della quale ho fatto parte io, e però diciamo che sicuramente c'è un tenore di vita abbastanza alto e una relativa tranquillità, anche se è una cultura in movimento, si sta sviluppando sempre, poi è molto ospitale, è un paese, per dirti, visto che è un discorso che si fa tanto in questo periodo, in Lussemburgo il 47% della popolazione è straniera. Bene, 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 quindi si sta bene, abbiamo capito. All'infuori di cantare, cos'altro fai? Ma io ho fatto il bibliotecario per 35 anni tra Milano e Lussemburgo e poi invece quest'anno ho deciso di staccare, e visto che ho lavorato per un bel po' di anni della mia vita, ogni tanto il corpo dà dei segnali e quindi ho deciso di staccare. In questo momento, da questo mese, ho smesso di lavorare, quindi mi dedico alla musica principalmente, alla mia famiglia e al mio benessere. Perché penso di aver lavorato abbastanza e posso adesso fare altre cose che mi interessano altrettanto. Carissimo Vittorio, ti capisco perfettamente perché il mio corpo mi sta dando tanti segnali, ma io purtroppo non riesco a leggerli bene questi segnali e faccio finta di non capirli, ecco, però mi resta dato. Sì, ma è importante, io dico sempre, è importante sapere recepire questi segnali e rispettarli, avere il rispetto del proprio corpo, continuando naturalmente a essere attivi, a fare le cose che piacciono, ma a rispettare i segnali che manda il proprio corpo. Perfetto, e parlando di rispetto, io proprio oggi c'ho un segnale completo, cioè devo fare un fisico completo, come si dice qui, e quindi questa, speriamo, è un buon segnale che facciamo annualmente, naturalmente. Allora, parliamo di musica, parliamo di voci, di due brani interessantissimi, non ti dico i titoli, ma come mai? Dunque, guarda, sono brani interessanti perché fanno parte di questa collezione che ho deciso di pubblicare quest'anno. Dopo più di 20 anni di carriera musicale, ho deciso di pubblicare su iTunes, su tutte le piattaforme musicali, una compilation con tutte le mie canzoni pubblicate in questi anni, sono 22 brani. La compilation si intitola Amando la Ferrari, Sognando Bruno Vespa, però oltre a canzoni che avevano già avuto un certo rilievo nel panorama su internet e nelle radio, ho anche aggiunto alcuni pezzi che avevano avuto meno importanza e uno di questi due è Rassa 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 Baila, che è una canzone strana perché è una canzone che ho scritto per i miei figli sono sempre stati abituati ad avere la canzone della buonanotte dal papà, però sapendo che io scrivevo canzoni ogni tanto mi credevano di inventarne una e questa è nata proprio su richiesta dei miei figli come canzone per loro. Se mi dicevano addirittura cosa dire, Rassa 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 Baila è una frase che diceva mia figlia Martina ed è diventata il titolo di questa canzone. Ma che significa esattamente Rassa Rassa Rassa?
Che sì? Non lo sa neanche lei, non ce l'ha mai detto. Secondo me lei ogni tanto diceva Rassa Baila in giro per la casa e poi alla fine ha detto facciamo la canzone con questo titolo e tutti gli altri hanno detto subito sì sì, va bene e quindi è una canzone che in realtà poi si sente anche nel testo, parla di io che voglio andare in vacanza con i miei figli, però citandoli tutti e dicendo le cose che volevano loro che ci fosse in questa canzone. Tra l'altro è una cosa interessante perché poi questa canzone è stata pubblicata in alcune compilation di canzoni per bambini in Italia da Radio Popolare e altre radio e addirittura è finita in un libro di testo per le scuole elementari come testo da analizzare, cantare con un CD addirittura che i bambini cantavano. Perfetto Vittorio, tutto originale, bello bello questo, è tutto originale naturalmente questa. Certo, allora, certo. Io a questo punto fermiamoci perché la gente è curiosa adesso di ascoltare Sognando la Ferrari amando la Ferrari e sognando Bruno Vespa, cioè un titolo sì, sicuramente molto curioso, quindi resta in linea, ok, dal nostro Bruxelles, ok? Quindi certo. Vittorio Merolo, eccola qua. Il primo che andiamo ad ascoltare è Amando la Ferrari e sognando Bruno Vespa, quindi il resto ce lo mettete voi. Che arriva questa malattia che a volte passa un po', ma non va più via. Le malattie del cuore sono resistenti, fanno soffrire tanto, ma ti ricambiano coi sentimenti. E non ci sono medicine, nemmeno dei vaccini. Aspettiamo pazienti e siamo contenti e cominciamo ad amare e cominciamo ad amare. È una strana canzone che accompagna per il mondo una strana sensazione, gente diversa e forse in fondo non siamo solo noi italiani, pronti a brindare con un bicchiere in mano, a sventolare le bandiere rosse e ad ascoltare ancora una volta senza cantare l'inno nazionale, perché amiamo la Ferrari. Chiamiamo la Ferrari. È una rossa che ci ha preso il cuore, non soltanto la sua linea, il suo motore, ed è passione senza gelosia, per quanto strano sia. Ha avuto tanti uomini di tutti i tipi, anche dei fiaschi che abbiamo amato, ma che alla fine nei ricordi sono rimasti solo dei caschi, perché amiamo la Ferrari, perché amiamo la Ferrari. Perché amiamo la Ferrari.
Complimenti Vittorio, bellissima, bellissima la tua voce soprattutto, bella davvero, quindi... Questa è proprio, questa era la canzone che dava il titolo alla raccolta, che è la canzone d'amore per la Ferrari, che è proprio una cosa che unisce tutti gli italiani e che penso, non solo gli italiani, la Ferrari è amata nel mondo, è uno dei simboli dell'Italia nel mondo e si vede anche ogni volta che c'è un gran premio o che ci sono avvenimenti sportivi, ed è una canzone che ho scritto col cuore proprio da ferrarista sin da bambino. Sicuramente adesso più che mai la Ferrari ha bisogno di amore e di sostegno, ecco, quindi noi ci siamo con il nostro affetto alla Ferrari, che è questo orgoglio italiano, il cavallino rosso che ci porta e ci fa sognare naturalmente sempre di più. Bravo, bravo, ma come ti è venuta questa idea? Non ho capito. Ma questa canzone è nata una delle prime canzoni che ho scritto e messo in rete, è nata in realtà dopo tanti anni che la Ferrari non vinceva il mondiale, allora c'era Schumacher che correva in Formula 1 e c'era l'anno del 1999, era l'anno in cui sembrava che l'anno buono per rivincere il mondiale dopo tanti anni che la Ferrari non vinceva, e purtroppo ci fu quel famoso incidente a Silverstone dove Schumacher si ruppe le gambe e non poté continuare la stagione per molti gran premi, e quindi all'ultimo gran premio sfumò poi dopo il titolo mondiale, e in quell'occasione proprio disse: ma si soffre veramente come per amore quando si tifa la Ferrari. Infatti è venuta fuori una canzone d'amore e l'ho scritta in quell'occasione, e poi fortunatamente negli anni successivi invece incominciò, forse questa canzone portò anche un po' fortuna, e incominciò una serie di vittorie incredibili proprio con Schumacher, che tra l'altro al quale pensiamo sempre perché sappiamo in quali condizioni sia purtroppo, e da allora questa canzone è diventata un po' il simbolo dell'amore per la Ferrari in musica, e adesso speriamo che ricominci, perché siamo ancora lì, sono già 1-2 anni che siamo quasi per vincere ma non ci riusciamo, e quindi speriamo che in questo finale di stagione le cose vadano meglio. Allora Vittorio, la prossima domanda che mi viene in mente è: quante Ferrari c'hai lì nel garage? Io magari mi piace, diciamo che in Lussemburgo se ne vedono abbastanza perché c'è abbastanza gente facoltosa, ogni tanto se ne vede qualcuna, però io purtroppo al massimo ho qualche modellino in scala. Nel video però è interessante, nel video della canzone si vedono tutte le cartoline autografe, tutte le fotografie che mi mandavano quando io ero un ragazzo i piloti con la dedica, perché io scrivevo ai piloti di Formula 1 tanto che in quanto ero appassionato, e loro mi mandavano proprio la dedica, Kai Regazzoni, Niki Lauda, Jackie Stewart, addirittura c'è una cartolina di Emerson Fittipaldi con su scritto in portoghese "Au Vittorio, un abbraccio do amigo", e si vede addirittura nel video tutto questo, nel video della canzone. Bello, 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 beh, ce n'hai tantissima di Ferrari, anche se non ce l'hai lì fisicamente, comunque l'importante è che ne sei parte di questa grande realtà, come ne siamo parte anche noi e il mondo intero di questo meraviglioso, meraviglioso prodotto italianissimo, più che altro, è grande, certo, orgoglio italiano. Allora, finito con il sogno, ecco, andiamo avanti con Rassa, 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 Baila. Ecco, questo titolo inventato da tua figlia. Quanti anni aveva quando ti ha suggerito questo? Ma erano abbastanza piccoli, io ho 5 figli, una famiglia numerosa, e questo l'ho scritto quando c'erano i tre più grandi che avevano attorno tra i 6, 5, 3 anni, poi era appena nato il più piccolo, il quarto, e Martina avrà avuto 4-5 anni, penso, quando mi ha chiesto questa cosa qua, e poi ovviamente poi invece la canzone l'ho continuato a cantarla perché piaceva, e come ti ho detto poi ho avuto addirittura, è diventata una canzone per bambini. Ogni tanto mi scrivono delle maestre di scuola chiedendo la base per farla cantare ai loro bambini negli spettacoli, sai che fanno sempre questi spettacoli nelle scuole dove i bambini cantano, ballano, e questa canzone è abbastanza adatta perché è molto orecchiabile ma è anche ballabile.
Bellissimo davvero questo racconto. Come si chiamano? Come si chiamano i tuoi figli? Dai, così salutiamo. Allora, il primo si chiama Mattias, la seconda Martina, la terza Petra, che in questo momento è a Milano perché sta facendo l'Erasmus con l'Università Bocconi, sta studiando a Milano, e poi invece gli ultimi due, un po' più piccoli, un po' più distaccati, sono Thomas e Tobias, che in questo momento vanno ancora al liceo, quindi sono qua in Lussemburgo con me e mia moglie. Quindi da età a quale età? Siamo dai 25 ai 13. Mamma mia, complimenti davvero, complimenti, non è facile oggi come oggi, naturalmente, avere una famiglia così numerosa, ma complimenti davvero perché è bello poi ascoltare, visto che in Italia di figli ormai non se ne parla più, anche per naturalmente in modo particolare questioni economiche, non solo, quindi... È bello, ma è bello anche, davvero. Anche in Lussemburgo dove si sta meglio, se vuoi, non è che ci sia tanta gente che fa più di uno o due figli. Per me è stata un'esperienza condivisa con mia moglie, io sono il quarto di cinque, lei la seconda di tre, probabilmente abbiamo avuto due belle famiglie, quindi ti viene spontaneo cercare di riproporre la stessa situazione, anche se chiaramente è una scelta di vita, perché non solo economica, ma anche come stile di vita, fino a quando hai bambini piccoli e devi occuparti, partene, scegli di stare principalmente con loro e di sacrificare altre attività. Però io la mia musica sono sempre riuscito a farla, addirittura ho messo anche i miei figli, come vedi, con questa canzone, e nella mia raccolta di 22 canzoni c'è una canzone per ogni figlio, oltre a questo, cioè c'è una canzone dedicata a Mattias, una a Martina, una alla Petra, una a Thomas e una a Tobias. Mamma mia, che storia bellissima, un po' alla volta le faremo ascoltare tutti, però io ci voglio venire lì a conoscere tutti, tutta questa bellezza, tutta questa bella famiglia, quindi prima o poi fammi sei benvenuto, facciamo una grande spaghettata e sei il benvenuto. Ecco, una bella spaghettata, naturalmente, è un motivo in più per venire, lì fuori tutto il resto. Andiamo a Rassa, 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 balla, sempre con il nostro Vittorio Merlo, eccola qua. La Petra la balla già, si sa, mentre Thomas pensa solo a mangiare. È il ballo dei bambini che hanno voglia di nuotare, la musica li porterà fino al mare. Rassa, 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 balla, e le mani girano in aria. Rassa, 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 balla, come un mulino e le sue palle. Rassa, 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 balla, le mani vanno su e giù. Rassa, 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 balla, non farmi solletico tu. È la canzone che i bambini vogliono ascoltare. Quando manca ancora tanto tempo prima di andare al mare, il mare laggiù lontano, lo saluto con la mano, e cullo questo mio pensiero, con un desiderio sincero, la vacanza è lontana più di una settimana, ma io vorrei già essere in Toscana. Rassa, 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 balla, come un mulino e le sue palle. Rassa, 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 balla, le mani vanno su e giù. Rassa, 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 balla, non farmi solletico tu. Rassa, rassa, balla, le mani girano in aria. Rassa, 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 balla, come un mulino e le sue palle.
rassa rassa rassa, baila, le mani vanno su e giù. Rassa rassa rassa, baila, non farmi solletico più. Complimenti ancora una volta, Vittorio, bravo, 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 davvero. Grazie, bellissimo. Grazie mille. Tra l'altro volevo anche dire, visto che abbiamo parlato prima del video della Ferrari, nel video di questa canzone, che è anche su YouTube, ci sono, scorrono tutti i disegni che hanno fatto in 25 anni di storia familiare i miei figli per il loro papà, che io tenevo in ufficio appesi al muro, li ho ripresi tutti e scorrono insieme alla canzone, alle parole della canzone, tutti i disegni che hanno fatto in 25 anni da Mattias fino a Tobias. Praticamente non è solo musica, c'è anche un po' di storie, di racconti, di tutto il resto, quindi bellissimo davvero il nostro Vittorio Merlo, che ci ha regalato questa bella grande emozione oggi con due grandi brani e ci ha fatto conoscere anche i suoi bellissimi figli e la sua bellissima famiglia. Io ti ringrazio a nome di tutti gli amici e ascoltatori di Radio ICN, speriamo di vederci presto, ecco, per quella spaghettata, e tutto il resto sarà solo bello e dolce compagnia. Sono io che ti ringrazio, tra l'altro ricordo a tutti appunto che in rete si trovano sia su YouTube che su iTunes e su Spotify e tutti i vari accrocri che ci sono ormai in rete per sentire la musica, tutte le mie canzoni. E poi ti annuncio già una grande novità, che dopo quasi due anni dal mia ultima produzione originale, fra più o meno un mese, alla fine di ottobre, uscirà un nuovo singolo molto particolare, molto interessante, in collaborazione con un giovane poeta italiano che mi ha mandato un testo e che mi farà molto piacere, se avrai voglia, presentare anche quello. Certamente, lo faremo. Grazie Vittorio, stammi bene, abbracciami tutti i nostri amici lì, ti raccomando, va bene? Grazie, ascolta sempre Radio ICN e digli che c'è una radio italiana che tutti i giorni porta l'Italia in giro per il mondo, in modo particolare a New York, va bene? Va bene, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie mille, grazie, grazie. Ciao a tutti voi, abbiamo 9 minuti a disposizione oggi perché si finisce un'ora prima. E in gran parte anche il tempo che ci perseguita, il tempo che corre così veloce, sembra che non abbiamo più abbastanza tempo per fare queste cose, sai perché? Perché facciamo troppe cose, va tutto controllato sempre, ok? Allora, ringraziamo il nostro grande, bravissimo amico, il nostro Vittorio Merlo oggi che ci ha regalato questa bellissima diretta e questi due bellissimi brani che abbiamo ascoltato e capito anche un po' la formazione della sua bellissima famiglia di ben 5 figli, non è da poco, quindi complimenti a Vittorio Merlo. Complimenti a tutti voi che seguite e ascoltate Radio ICN tutti i giorni qui in diretta da studio C, studio A e studio B, naturalmente dalla redazione quotidiana America Oggi. Domani abbiamo Canto Italiano, la finalissima, quindi non vi perdete questo appuntamento con Super